Ciao a tutti amici TechnoAndroid. Sappiamo tutti che i fax ormai non vengono più utilizzati, tuttavia ci sono delle aziende che ancora lo richiedono come mezzo di comunicazione ufficiale. Fortunatamente al giorno d'oggi esistono degli applicativi sia per Android che per iOS così come per Windows che ci permettono di inviare fax molto facilmente e direttamente dal nostro smartphone. A titolo d'esempio quindi vediamo SnapFax che è disponibile su Play Store. Con SnapFax è possibile inviare fax a 69 nazioni del mondo in qualsiasi momento, semplicemente fotografando il documento da inviare e inserendo il destinatario. Il servizio è gratuito per il primo invio, dopodiché bisognerà acquistare dei crediti. Esistono dei pacchetti e ciascun costo, diciamo, di credito varia a seconda del paese in cui stiamo inviando il fax. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo effettivamente come utilizzare SnapFax. Diamo innanzitutto un rapido sguardo al menu, lineetta in alto a sinistra. Se andiamo su settaggi possiamo selezionare tutte le nostre preferenze riguardanti questa applicazione. Ad esempio potremo inserire il nostro nome come intestazione sulla prima riga del fax, inserire l'email per il recupero dei crediti fax, scegliere il formato pagina tra A4 e dimensione lettera, e infine selezionare anche la lingua da utilizzare all'interno di questo applicativo. Tra le altre opzioni che si possono effettuare da questo menu a tendina sono l'acquisto dei crediti e il trasferimento dei crediti. Se andiamo in acquisto di crediti vedremo tutti i vari pacchetti di cui vi accennavo all'inizio. In particolare se clicchiamo su prezzi in alto a destra vedremo in corrispondenza di ciascuno stato innanzitutto le informazioni sul prefisso dei numeri e poi vedremo quanto costa in termini di crediti inviare un fax in quel determinato paese. Invece con trasferire crediti è possibile appunto inviare dei crediti ad altri utenti inserendo il loro ID ed inserendo il numero di crediti che appunto vogliamo trasferire a quest'altro utente. Per cominciare a gestire l'invio di un fax basta cliccare nell'angolo in basso a destra il più rosso. Quindi ci verrà chiesto di selezionare un'immagine, si può selezionare tra i PDF nell'archivio, quindi nella galleria, oppure scattare un'istantanea. Dopodiché potremo effettuare alcune modifiche cliccando, se vediamo sulla barra in alto, il simbolo della matita. Da qui potremo inserire la firma sulla prima icona sulla barra di sotto questa volta. Si possono aggiungere delle note cliccando sulla seconda icona, delle spunte cliccando sulla terza, se clicchiamo sulla quarta si aggiungerà la data della creazione del fax. Infine, non per importanza, abbiamo uno strumento che ci nasconde le informazioni personali. Una volta terminate tutte le modifiche possiamo cliccare su eseguito e quindi verremo riportati alla schermata della modifica dell'immagine. Abbiamo lo strumento che ci permette di ruotare l'immagine, quello che ci permette di ritagliarla o, se abbiamo sbagliato, anche di cancellarla. Cliccando ancora su eseguito potremo andare avanti con i nostri passaggi. A questo punto, in questa nuova schermata, se clicchiamo sui tre pallini accanto proprio al documento, potremo decidere di revisionarlo, modificarlo, eventualmente cancellarlo o ancora aggiungere un nuovo documento da inviare. Successivamente, nella sezione dei destinatari, basterà aggiungere appunto il numero del destinatario. Infine, nella sezione di opzioni è possibile aggiungere una copertina. Questa opzione comunque è facoltativa anche perché costa di più in termini di crediti. Una volta che abbiamo finito tutto possiamo cliccare sulla freccetta in basso a destra, quella nel pallino rosso,
A questo punto riceveremo una notifica per visualizzare lo stato dell'invio di questo fax. Per ciò che riguarda i prezzi, li abbiamo anche intravisti durante le analisi di questa app. Tuttavia esistono comunque altre applicazioni disponibili anche, oltre che per Android, anche per iOS, e se leggete in descrizione troverete il link per l'articolo più dettagliato. E quindi anche per adesso è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!